Ciao amici di Italia Top Games, dopo un inizio pessimo in divisione 4 abbiamo un po' risalito la china, un pareggio e poi una vittoria. 6 partite, 12 punti da fare, quindi 2 partite, 2 punti di media, che significa che potremmo fare 3 pareggi e 3 vittorie. Sì, 3 pareggi e 3 vittorie, quindi l'importante è non perdere. 3 pareggi andrebbero bene, ma cerchiamo di fare 4 vittorie e tanti saluti a tutti. Comunque, vediamo che succede. L'importante è non perdere, perché 3 pareggi e 3 vittorie sono un buon viatico, diciamo. Poi, se facciamo 4 vittorie, anche meglio, e risaliamo prima in divisione 3. Comunque, non sarà facile. La divisione 4 è sempre, sempre tosta, sempre tosta. Io vedo che le divisione 4 in una fase mi ero impantanato, poi invece in divisione 3 andai subito su, in divisione 2 e poi lì mi bloccai. Comunque, stiamo a vedere che succede, vediamo chi incontriamo. Divisione, abbiamo visto certi giocatori di divisione 4 battuti facilmente. Divisione 5, quel giocatore che aveva la Lazio mi ha impressionato, uno dei giocatori più forti contro cui abbia mai giocato. No, un'attacca non lo accettiamo, almeno tre, ma io direi anche quattro, che se poi questa storia delle tacche, le prime partite di queste fasi le avevo fatte con cinque tacche, ma poi la connessione era pessima, quindi boh ragazzi, che dirvi? Che dirvi? Non so, non lo so, non so che dirvi. Oh, cinque tacche, bene. Divisione. Zan, 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 4. Anche stasera due partite che possono dirci molto su se saremo promossi o meno. Andiamo al mio solito stadio di Monza d'estate. Ah no, sono andato su quello dell'Atalanta. Va bene, dai, facciamo quello dell'Atalanta. Azzurrio bianco l'avversario. Sommer, qualche volta che quella freccia io non ci riesco a giocare con serenità. Neymar è su, Haaland è su, ma me li gioco tutti nel secondo tempo. Proviamo. Avversario 2676. 4-2-1-3. A me non mi sembra 4-2-1-3, mi sembra più un 4-1-4-1. Maradona, Mbappé, Nedved, Chiesa, Sané, Davids, Beckenbauer, De Ligt, Sommer, Alexander-Arnold e Roberto Carlos. Va bene, andiamo a giocare e vediamo come va. Incontro per la prima volta Maradona, mi sembra che ha il big time. No, questo è un Maradona leggendario, scusate, ho detto una cosa sbagliata. In questa sessione di partite trovo sempre molti avversari che ci mettono parecchio a sistemare la rosa. Noi un po' ci mettiamo, ma non tantissimo. Gli attendisti istantisti, io li chiamo, quelli che ti fanno attendere un istante più. Eccoci, eccoci. Quanto ci mette a caricare? Eccoci qua. Ci sono pochi dubbi sul fatto che a questa gara sia stata riservata un'attenzione speciale nel calendario degli appassionati. Le aspettative sono aumentate con il trascorrere dei giorni e l'attesa è diventata adesso davvero febbrile. Tutto è pronto. I tifosi sugli Ragazzi. spalti potranno finalmente assistere allo spettacolo per il quale hanno pagato il biglietto. Per chi ci segue da casa, siamo lieti che abbiate scelto di passare le prossime 2 ore in nostra compagnia. E questa è una struttura a dir poco superlativa, una cornice perfetta per partite come queste. Buono. Nel frattempo la gara è iniziata. Beh, è il momento di chiedere a Luca quale sarà la nuova partita, ma stavolta la scelta mi sembra scontata. Ci sarebbe un certo Diego in campo, Luca. Chi potrei scegliere, Fabio, di altro? Le sue giocate sono leggendarie, così come la sua tecnica, la sua visione di gioco, la sua intelligenza calcistica.
tutto davvero straordinario, unico. E in effetti marcarlo è un incubo. Bastava un tocco leggermente bello. Più accurato. L'idea bello, bello, bello. Ora deve duellare con il portiere. Cacca. Qui bisogna lodare l'estremo difensore. Che bravo che è stato. Questo sarà un altro angolo. Provano a dare continuità alla pressione. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Conducono in questa statistica sugli avversari ancora zero. Pericolo sventato. Adesso possono ripartire in velocità. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Può liberare il tiro. No. Sceglie di andare per vie verticali. Sané. Cerca aiuto nella zona laterale. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Sané. Pallone interessante in verticale. Intercetta il pallone, ben fatto. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Maradona. La gioca in profondità. Interrompe un'azione che poteva diventare pericolosa. Opportunità di ripartire. Ci prova con un pallone profondo. Difende con tutto il peso del corpo e gli sottrae il controllo del pallone. Provano a partire in velocità. Vede lo scatto e cerca la profondità. C'è l'opportunità per il contropiede. Soltanto rimessa laterale qui. Anticipa bene, intercetta la rimessa. Maradona. Sané. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Prova a darla profonda nello spazio. E no. Si riparte con un fallo laterale. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Giocata difensiva di grande spessore. Vinicius Junior ci prova con un pallone profondo. La difesa bravo, si fa trovare pronta. Bravo Mbappé. Però... sceglie di andare per vie verticali. Sané, cross verso il centro. Casemiro sulla destra. Qui può partire il contropiede. No, perché non è partito prima Salah? Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Ci mette lo zampino e riconquista la sfera. Nedved. Maradona. Riceve in aria. Mbappé. Grande Can, grande. Azione di puro istinto del portiere. Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. Opta per il tocco corto. Errore qui, pallone sprecato. Dalla Mbappé, dalla Mbappé. Ripartono dalla Modric. Direttamente dalla propria area. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Avversari forse un po' troppo prevedibili, ma la difesa non perde un colpo. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Libera il compagno meravigliosamente. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Prova a verticalizzare. Cercano un'azione veloce. Se ne va. Messi. Gran prova di forza, palla recuperata. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Errore qui, pallone sprecato. Pallone interessante in verticale. Qui deve tirare. Gol. Questa rete cambia completamente la partita, Fabio. Con pochi
sul cronometro alla fine della prima frazione, adesso l'inerzia del match è tutta dalla loro parte e il piano partita degli avversari dovrà cambiare per forza. Ha controllato con il primo tocco e l'ha messa dentro con il secondo, magnifico. Modric ci ha esaurito. Vabbè, vediamo. Facciamo finire il primo tempo e poi decidiamo. Si comincia dall'1-0. Fare. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. No. Ha una palla d'oro tra i piedi. Attenzione al tiro. Buon rete. Gli avversari possono solo prendere il numero di tag a questo punto. Impressionante, un gol bello questo 1-2, bello. Che gol, Fabio. È rimasto lucido anche dopo gli sforzi profusi per liberarsi dagli avversari. Sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Il fischio dell'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo e a riposare. La tua analisi sulla prima frazione, Luca? Hanno messo in evidenza la vulnerabilità della difesa avversaria con due gol in una manciata di minuti. Okay, adesso hanno un vantaggio comodo da difendere nel secondo tempo. 2-0 dunque alla fine di questa prima frazione. Partiti, è iniziato il secondo tempo. Mbappé, ottimo senso della posizione, pericolo sventato. Vede lo scatto e cerca la profondità. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Sané. Mbappé. No, però. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Pavard. Cross in arrivo. Spazza il pallone senza fronzoli. Sarà rimessa laterale, il pallone è uscito. E dai, però non regaliamo queste rimesse. Ancora una volta la difesa non regala niente. Modric. Stiamo a fare troppi errori scemi di distrazione perché ci sentiamo che già l'abbiamo vinta e che dopo si rischiano le brutte sorprese. Eccole. A spazio per il tiro. Tempismo perfetto, bell'intervento. Alla Modric, bello. Nonno, ha messi. Occasione di contropiede. Palla filtrante per Messi. Attenzione, buona in gioco. Cross deviato dal difensore, sarà calcio d'angolo. Con questo sono tre gli angoli della loro partita. Soltanto uno battuto dagli avversari. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Colpisce! La difesa può tirare un sospiro di sollievo. Intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. Ecco Sané. C'è l'opportunità per il contropiede. E passa. Errore qui, pallone sprecato. Chance per tirare. Ha salvato la sua squadra a portiere battuto. Si è sacrificato fuori ed gioco. È stato decisivo. Beccato in offside da guardaline. Allora, Modric out. Neymar a posto di Mbappé, Haaland a posto di Salah e basta. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Mbappé.
Mohamed Salah. Coming on the field. Messi. Number 8. Pavard. Erdogan. C'è Messi. Number 11. Neymar. Number 20. La mette in mezzo. Ha dato anche al lavoro magistrale. Parata strepitosa di Sommer. Si esprime in un buon intervento. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. È il quarto calcio d'angolo che si apprestano a battere. Soltanto uno dall'altra parte. Se ne occupa l'estremo difensore. Pavard. Sceglie di andare per vie verticali. Pallone interessante in verticale. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Soltanto rimessa laterale qui. Prova a darla profonda nello spazio. Qui può partire il contropiede. Supera il diretto avversario. Può colpire e il portiere salva i suoi. Si era creato una buona occasione col dribbling, però non l'ha concretizzata. Tutto perfetto a parte il tiro in porta, che a dire la verità si poteva eseguire molto meglio. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Tocco morbido. Del Piero. No, gli abbiamo regalato l'angolo. E sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Gli avversari ne hanno battuti 5. Palla filtrante per Messi. Messi! Grande Olanda che si viene a riprendere la palla qui. Non ci vuole davvero niente. No, lo sapevo che non passava. Buono. Provano a partire in velocità. Il pallone per Neymar. Interrompe l'azione avversaria con un bell'anticipo. Ci prova con un pallone profondo. Occasione per il contropiede. Da lì può concludere. Opportunità di ripartire. Se ne va. Ben fatto. È intervenuto quando c'era bisogno di lui. Roberto Carlos. Sceglie di andare per vie verticali. Mohamed Salah. Miracolo di Khan. Ci arriva di nuovo. Grande occasione ma palo. Recuperano il... Medved. E questa è la maledizione di Khan a mio favore. Precedente. È vero che chi semina raccoglie, ma devono anche essere spietati quando è il momento, altrimenti si possono iniziare a demoralizzare. Sceglie il pallone morbido, palla filtrante per Salah. Salah! Quando commetti un errore simile in quella zona del campo, spesso devi raccogliere la palla in fondo al sacco. Gli è andata davvero bene. È stato molto attento accorgendosi dell'errore della difesa e cercando subito di sfruttarlo. Pallone interessante, in verticale. Vede lo scatto e cerca la profondità. Cercano l'azione veloce. Prova a darla profonda nello spazio. Nello spazio per Del Piero. Cerca cross in mezzo. Neymar. Va bene. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Una grande prestazione da parte di tutta la squadra. La vittoria è la migliore ricompensa, ma anche... Va bene, va bene, va bene. 7 punti. Dai, 2 vittorie le abbiamo fatte consecutive. Vediamo di farne 3. E così le ultime partite le possiamo giocare con un leggera maggiore tranquillità. Vediamo se ci riusciamo. Non sono stato soddisfatto il fatto di non aver fatto il terzo gol, ma non per altro, perché bastava che lui quel palo entrava 2-1, facevi 2-2 e dopo cioè, poteva fare 2-2. E secondo me invece le occasioni c'erano state per completare un 3-0 e stare tranquilli. Va bene, comunque, bene così. Che succede alla prossima? Divisione 4, Shakhtar Donetsk. Con Del Piero, divisione 4. Non posso scegliere lo stadio, se no sceglio l'Atalanta. Visto che bella luce che ha lo stadio dell'Atalanta nel gioco.
Anche quello del Monza, cioè ci sono diverse illuminazioni tra i vari stadi. Just a quick Ok. reminder, please refrain from Informazioni talking avversario: outside the Lewandowski, stadium. Mbappé, Di Thank you Maria, much for Barella, De Paul, cooperation. Di Maria pure 97, Tchouaméni, Cancelo, Rudiger, Van Dijk, Alexander-Arnold e Donnarumma 2007-12. E mica ciufoli. Allora, come stiamo ragazzi? Hernandez è giù. Dentro Cancelo. Provo a non dargli l'istruzione individuale, vediamo. Per il resto, sì, lo so, tornare su magari nel secondo tempo, Neymar. Vabbè, va bene così. L'importante sarebbe vincerla. L'importante va bene anche non perderla, perché avremmo ancora la possibilità di fare tre vittorie e due pareggi, ma se la vinciamo è molto, ma molto, ma molto, ma molto, ma molto meglio. Vediamo. Ci sono pochi dubbi sul fatto che a questa gara sia stata riservata un'attenzione speciale nel calendario degli appassionati. Le aspettative sono aumentate con il trascorrere dei giorni e l'attesa è diventata adesso davvero febbrile. Tutto è pronto. I tifosi sugli spalti potranno finalmente assistere allo spettacolo per il quale hanno pagato il biglietto. Per chi ci segue da casa, siamo lieti che abbiate scelto di passare le prossime 2 ore in nostra compagnia. Occhi puntati sul prato di Wembley che nonostante le diverse metamorfosi. Perfetta la parata. Un Una giocatore bella niente parata che male. risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Fallo è anche E piuttosto beh. evidente per la verità. Beh, qui gli è andata bene, eh? Poteva essere punito con il cartellino. Ci stava tutto il cartellino. Amici cari. Modric, errore qui, pallone sprecato. Mbappé. Ci prova con un pallone profondo. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Mbappé, Barella, pallone interessante in verticale. Prova a darla profonda nello spazio, c'è l'opportunità per il contropiede. Ha provato l'azione individuale senza successo però. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Mbappé. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Provano a partire in velocità. Prova a giocarla in avanti. Non si è capito con il compagno qui. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Palla dentro di deviazione di testa. Ecco che la rimette in area. Colpisce. E il palo salva il portiere. Che fortuna, ragazzi. Gran controllo di palla. Quando ce l'ho io Momento contro decisivo quelle per il cose, Liverpool, io tempestivamente rimango l'avversario basito. d'attacco con una grande determinazione. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. João Cancelo. De Paul. L'Italia non ha mai trovato neanche la via per arrivare alla rete fino a È questo vero. momento. Vede lo scatto e cerca la profondità. Pallone impossibile da raggiungere, troppo lungo.
difende con tutto il peso del corpo e disattrae il controllo del pallone. Barella la gioca a sinistra, di nuovo al centro, pallone nello spazio, se ne va. Gioca Anselo, possesso palla preciso, la fanno girare, sceglie di andare per via verticale. Ah, bello, dalla Mbappé con un pallone profondo. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Porca vacca, fermate tutto. Allarga il gioco con pallone a sinistra e si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Messi, sarà rimessa laterale anche in questa occasione. Rudiger non si tira indietro e conquista il pallone. Un intervento impeccabile. Calcio di punizione per lo Shakhtar Donetsk. Bah. E l'arbitro facendo che il fallo è avvenuto fuori area, solo punizione. Immergiamoci nell'atmosfera in campo in attesa di questo calcio piazzato. Alza lo sguardo per controllare il piazzamento dei compagni. Mbappé, parata strepitosa di Sommer. Grande amico mio, grande Sommer. Un'incredibile parata. Ha colpito bene la palla, ma il portiere ha risposto veramente alla grande. Non perdono tempo. Vai, vai, vai. Subito verso la metà. Vai, Modric, vai. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. No. Vede lo scatto e cerca la profondità. Palla riconquistata immediatamente. Pallone interessante in verticale. Passaggio splendido, una chance. Preferisce il retropassaggio. E dai, oh, ma non fa mai fallo lui? Joao Cancelo. Punteggio immutato, 0-0. La gioca sulla destra. Giocata nello spazio, in profondità. Ottimo scatto sulla fascia, premiato dal compagno. La mette dentro. C'è il colpo di testa. Un gol capolavoro. Non c'è da sorprendersi. La squadra aveva bisogno di lui e ha risposto segnando un gran gol. Manca pochissimo alla fine del primo tempo e devono pensare a capitalizzare questo vantaggio. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Che giocatore! Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe e ottima forma fisica. Punteggio di 1-0 a referto. Ha segnato un giocatore spesso presente all'appuntamento con il gol. No. Palla in avanti verso il compagno. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. There will be 1 minute added time. Occasione per il contropiede. Ha letto bene l'azione, ottimo intervento. La difesa è invalicabile oggi. Prova a darla profonda nello spazio. Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Mi sembra che manchi loro un po' di cattiveria, specialmente nel reparto offensivo. Non sarei sorpreso di vedere un paio di cambi nel secondo tempo. Aspettiamo il 60° e poi facciamo tutti i cambi. Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Ma l'arbitro lo richiama in modo deciso. Ancora una scorrettezza e gli mostrerà il cartellino. Il richiamo dell'arbitro deve fargli capire che è il caso di cambiare atteggiamento in fretta se non vuole essere sanzionato. Di Maria, Alexander Arnold sulla fascia, è libero, ecco il cross, palla intercettata. Barella, opportunità di ripartire. Barella, niente da fare, palla davvero irraggiungibile.
Mi sembra che la squadra si stia compattando abbastanza nella propria metà campo. Sì, Fabio, penso che vogliano sfruttare il contropiede. Sono d'accordo. Si mettono tutti lì dietro, attenti, e una volta riconquistata la palla, in pochi tocchi sperano di sorprendere gli avversari. Dovranno avere pazienza ed essere pronti a sfruttare l'occasione buona. L'appoggio sulla fascia. Supera il diretto avversario. L'azione personale viene interrotta da una difesa molto attenta. È inevitabile che andasse così. Era davvero complicato trovare il varco giusto in mezzo a così tanto traffico. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Mbappé. Cercano l'azione veloce. Mbappé. La parete difensiva oggi è difficile da girare. Davvero. Mette sulla sinistra. Mbappé si allunga per arrivare al pallone. C'è spazio da sfruttare in verticale. La porta era accessibile, chance evidente, ma difesa tutto. Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Ci prova con un pallone profondo. Questo è l'atteggiamento giusto, Fabio. Se continuano così, possono tornare in partita. A questo punto sarebbe inutile essere prudenti. Devono spingere. Sono d'accordo con te. Pallone interessante, in verticale. Prova. Splendida reazione del portiere. Non ci credo. De Paul. E passa. Sceglie di andare per vie verticali. Parata strepitosa di Sommer. E c'è il gol. Adesso non possono gestire. Gran giocatore. Niente da dire. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Cambiamo tutto. Non so se l'estremo difensore potesse fare meglio, ma questa è una dimostrazione dell'importanza anche dell'intuito se nel calcio. Il pareggio oramai lo vedo molto molto difficile. Anche Milita. Substitution on the field. Number 11. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Lo Shakhtar Donetsk può gestire un comodo vantaggio di due reti. Sull'1-0 la partita era apertissima. Ora possono permettersi di controllarla. Rodrigo De Paul. Number 6. Dombele. Coming on the Messi. Field. Number 18. Vede lo scatto e cerca la profondità. Early supera il diretto avversario. Number 10. Lionel Messi. Ecco un'occasione di contropiede. Number 14. Jordan Henderson. Prova la giocata di misura. Number 91. Tanguy Ndombele. Substitution. Messi si fa vedere per ricevere. Può liberare il tiro. Colpi. Bella parata. Calci di punizione per l'Italia. Mi è parso di vedere un rosso. Sì, l'arbitro l'ha mandato sotto la doccia. Qui l'alternativa era lasciarlo passare e fare quello che voleva. Hanno dovuto prendere una decisione rapida e ora subiscono le conseguenze. Prova a darla profonda nello spazio. No. Cerca una soluzione con la palla lunga. Fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Mbappé. Errore qui, pallone sprecato. Sulla destra. Viene servito bene, è solo, se ne va. Qui può partire il contropiede. Apre dall'altra parte. Cercano spazio allargando il gioco. Ci prova con un pallone profondo. E dai, no. Il pallone si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Ultimi 5 minuti da giocare, più eventuale recupero. No. Il contesto di cui avevano bisogno, ne sono usciti indenni.
Ha approfittato di un momento di incertezza degli avversari ed è entrato deciso. Era l'unico modo per evitare di subire gol. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Ødegaard sceglie di andare per vie verticali. There will be one minute at a time. Siamo nel recupero. Un minuto niente, al termine ragazzi, della gara. Niente. E passa. Gran giocatore, assolutamente, ma anche ho sbagliato tanto. Ed è giusto così. Tre volte è finita. Escono sconfitti da questa partita, hanno dimostrato però di essere dei combattenti. Certo, qua alla fine non è bastato. Eccoci qua, Luca. Allora... Come stiamo messi? Ne facciamo un'altra perché questa mi ha messo troppo di cattivo umore. Allora, 4 partite, 7 punti, ne mancano 9. Beh, dobbiamo fare 3 vittorie nelle ultime 4 partite. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Facciamone subito una di queste 3 vittorie che da fare. Gran giocatore, bravissimo, superiore nettamente. Qualche cosa ho sbagliato pure io. Poteva finire 2-1, però devo dire che ho apprezzato molto il suo modo di giocare. Vediamo se riusciamo. E adesso i pareggi non contano più. Una ceppola. Purtroppo è così. Perché se la pareggiavo ancora era tutto possibile. Così no. Così no, bisogna vincerne 3. Ma io sono ottimista. Procediamo. Divisione. 4. Siamo bianchi ancora. Sì. Benissimo così. 2690. Kim, De Gea, Carval, Pavard, Tagliafico, De Paul, Rabiot, Barella, Messi, Haaland e Mbappé. Ok. Sarei pronto. Anche io sono pronto. Andiamo a giocare. Ritrovati amici telespettatori, è un piacere avervi con noi. Come potete vedere dalle immagini, dopo gli ultimi controlli in campo da parte del direttore di gara e dei suoi assistenti di linea, finalmente ci siamo. Gli spalti sono gremiti, i cori vanno avanti già da un po'. Ci attendono 90 minuti all'insegna dello spettacolo e del divertimento e forse anche un po' della sofferenza nel caso sia dei tifosi delle squadre in campo oggi. La struttura dell'Allianz Arena si tinge di un rosso brillante ogni qualvolta la squadra della città gioca in casa. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Hai già idea di chi si metterà in luce oggi, Luca? Io credo che possa essere la parata strepitosa di Sommer. Qualche protesta, ma l'ultimo tocco è dell'attaccante e dunque rimessa dal fondo. Trova bene il compagno. Bayern ecco. Riconquista subito la sfera. C'è l'opportunità per il contropiede. Si ricomincia dal portiere. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Mbappé. Mm. Se ne va. Può concludere. Primo gol per il Bayern di Monaco. Molto male. Gli hanno lasciato un sacco di spazio, errore gravissimo e infatti sono stati puniti. Quasi non ci crede neanche lui di essere stato lasciato così libero.
con le sue doti balistiche deve essere marcato stretto, altrimenti vedi Fabio, sono guai. L'Italia si trova già in svantaggio, un pessimo inizio. Arriva il cross di Modric. Buona la sua progressione palla a piede. Messi. De Paul la gioca a sinistra. Ecco un'occasione di contropiede. E passa. Sarà rimessa laterale, il pallone è uscito. Mbappé cerca cross. Grande giocata difensiva. Vede lo scatto e cerca la profondità. Carvajal. La giocano rapida, nello stretto. Pallone interessante, in verticale. L'arbitro interrompe l'azione, credo sia fuori gioco. Meno male. Pallone che poteva diventare pericoloso, ci mette una pezza. C'è Messi. Lancia il compagno in profondità. E sarà dunque calcio d'angolo. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Attaccare con troppa forza e fa incredibile traversa. Porca vacca. Impatta bene una palla non facile. Giusti gli applausi dalla panchina. Una palla servita forte e tesa può sorprendere qualsiasi difesa. Stavolta non hanno trovato il gol, ma ci riproveranno in questo modo. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Giocata difensiva di grande spessore. Nello spazio, in profondità. Si sta giocando da mezz'ora. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Casemiro ci prova con un pallone profondo. No, perché per le vie verticali. Rabiot. Supera il diretto avversario. Prova a darla profonda nello spazio. La mette in profondità per il compagno. Se ne va. Va giù. Rischiano tantissimo con questo fallo. È un momento cruciale per entrambe le squadre. Partita appesa a questo momento. Sbaglia dal dischetto, freddissimo, parità. L'aveva intuita però. Ha mantenuto i nervi saldi, freddissimo. Capisco la frustrazione del portiere. Quando indovini l'angolo del tiratore, poi è sempre questione di centimetri. Perfetta parità dunque. Quando ci sono in campo due squadre di questo calibro, ecco lo spettacolo che ti aspetti. Botta e risposta, colpo su colpo. Ora bisogna vedere chi avrà più carattere. Sarà! Che ottimo salvataggio. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Conducono in questa statistica sugli avversari ancora zero. Pericolo sventato. Adesso possono ripartire in velocità. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Tagliafico ci prova con un pallone profondo. Non si lascia abbindolare, recupera palla. No. Decide di sfruttare la fascia. Serve il compagno più indietro. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Pallone interessante, in verticale. De Paul cerca l'uomo là davanti.
Riceve palla da dietro. Occasione per il contropiede. Avanti. Prova a spingere sulla corsia di destra. Sceglie di andare per vie verticali. Prova il tiro. Gonfia la rete. Che gol. Azione rapida e letale. Un contropiede da manuale. Da una squadra che è maestra in queste situazioni. Sanno far male in ripresa. Dai ragazzi, dai. E precisione. Teniamo duro adesso. Adesso è stato un bel primo tempo. Una rimonta un po' a sorprese, a giudicare dal boato non se l'aspettavano nemmeno sugli spalti. Per il momento non cambio l'arbitro nessuno. Manda tutti negli spogliatoi. Sono trascorsi soltanto 45 minuti, Fabio, e ci sono già tutti gli elementi per inserire questa partita tra i classici da ricordare. E come dicevamo, abbiamo solo il primo tempo alle spalle. C'è ancora molto da vedere. 2-1 il punteggio. È stata una partita molto intensa con già 3 gol. E ovviamente tutto è ancora possibile. E iniziano i secondi 45 minuti. De Paul. La fanno girare con passaggi brevi e precisi. Gran prova di forza, palla recuperata. Vede lo scatto e cerca la profondità. Dai, però perché fanno così? Ci prova con un pallone profondo. Occhio al tiro. Parata strepitosa di Sommer. Grande parata dell'estremo difensore. Ha fatto tutto alla perfezione. Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Modric. Ah, non ho sbagliato la stragrande. La palla verrà rimessa in gioco con le mani. Hernandez. Mbappé. E passa. Palla dentro di Mbappé. Ah. Forse hanno deciso di cambiare strategia. Finora hanno sempre allargato il gioco sulle fasce, mentre qui hanno provato a sfruttare la corsia centrale. De Paul. Mbappé. Sceglie di andare per vie verticali. C'è un compagno largo, pronto a ricevere. Un intervento impeccabile. La difesa spezza questa azione personale molto pericolosa. Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Era al posto giusto, un bell'anticipo. Barella. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Pallone interessante, in verticale. Riceve la palla. No. Si sono salvati e le probabilità non erano dalla loro parte. Possono respirare. L'allenatore tira un sospiro di sollievo, ma in cuor suo deve essere un po' allarmato per la facilità con cui si sono fatti sorprendere. La gioca dietro. Qui marcatura asfissiante. Provano a partire in velocità. Decide di giocarla in profondità. Errore qui, pallone sprecato. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. L'appoggio sulla fascia. Bella questa azione. Devono continuare ad insistere. Ora devono andare all'attacco e rischiare tutto per tutto. Sono d'accordo con te. Ragazzi, dentro Tonale, metto dentro Odegaard, metto dentro Haaland. Metto dentro nessun altro, Cancelo, sì, a posto di Pavard. Substitution on the field. Number 30. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Number 11. Il Bayern Monaco tiene gli attaccanti molto alti. Chiara in testa. Permette di dire per le ripartenze. Sì, Fabio, per quello di loro è un gioco fatto di ripartimenti rapidi. Vogliono che gli attaccanti siano pronti nella metà campo avversaria per arrivare subito in porta. Substitutions taking place. Pallone recuperato con autorità. Prova a darla profonda nello spazio.
Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Parata strepitosa di Sommer. Fa sportellate con il suo marcatore. Sulla destra. Beckham viene sbilanciato dalla difesa. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Può cercare taglio in mezzo. Rabiot riceve in ottima posizione, da lì può segnare. Scodelle ci mette la testa. No, no. Ce l'hanno fatta. Adesso questo gol cambia davvero tutto. Grande colpo di testa, ha colpito perfettamente il pallone come voleva. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. Sembra che mister voglia fare un altro cambio. Cambio in attacco e c'era da attenderselo. Con il suo ingresso il finale si farà incandescente, Fabio. Hanno ritrovato la parità. Questo gol darà loro una grande spinta. E se adesso provassero a vincere la partita? Pallone interessante, in verticale. Qui può partire il contropiede. Vede lo scatto e cerca la profondità. Scatta verso il pallone. Chissà, Fabio, se le squadre si accontenteranno del pareggio o se assisteremo a un colpo di scena. Opportunità di ripartire. Se ne va. Mbappé. Attenzione al tiro. Sì! 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 Un gol che palla da solo. Una rete che si è costruito tutto da solo. Che iniziativa, che senso del gol. A volte, quando ci si avvicina alla porta, le energie spese fanno annebbiare la vista. A lui evidentemente non è successo. Eccellente prestazione individuale. Può essere il gol determinante. Adesso ovviamente devono gestire la situazione. Sceglie di andare per vie verticali. Messi. Two added minutes has been indicated. Cerca lo spunto. No. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Beckham ci prova con un pallone profondo. Supera il diretto avversario. Pronto al tiro. E vai ragazzi, che soddisfazione questa vittoria. Anche perché l'avversario era molto bravo, devo dire. Non ci credevo più. Dai, adesso si può fare. Due vittorie nelle ultime tre. Non è facilissimo, ma neanche impossibile. Vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!